Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Oggi preghiamo per i nostri amici che ci hanno lasciato qui senza il loro amore e a volte troppo presto e in modo improvviso. Preghiamo per loro perché l'amicizia che ci ha legato ci leghi sempre più nell'aiutarli ancora come possiamo. Con la preghiera forte per aiutarli a raggiungere il paradiso. Il dolore immenso che provano le anime del purgatorio e che noi possiamo alleviare aumenta allorché essi considerano gli atti misericordiosi di Dio. In vita ebbero genitori cristiani. Il dono della fede fin da piccoli, insomma, tutto e quanto di meglio per ricevere le grazie di Dio. Tutto ciò ai loro occhi rende il loro peccato di ingratitudine ancora più grave. O Dio onnipotente, Dio eterno, fui anch'io creatura ingrata. Tu mi aspettasti con infinita pazienza e rimettesti i miei peccati ripetutamente. Eppure io, dopo reiterate promesse, continuai ad offenderti. O mio Dio, nostro Padre nei cieli, abbi pietà di me. Mi dolgo e mi pento di averti offeso e ti prometto di riparare le mie colpe. Abbi pietà di me e dei miei fratelli in purgatorio. Liberali dalla loro colpa e dalla loro condanna. Libera presto i miei amici, concedi loro di divenire intercessori per me, per tutte le mie intenzioni. O Maria, nostro aiuto e protezione, vieni in soccorso. Libera i nostri fratelli e i miei amici del purgatorio con la tua potente intercessione. Per i nostri amici, l'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Santa Faustina racconta: una volta di notte venne a trovarmi una delle nostre suore che era morta 2 mesi prima. Era una suora del primo coro. La vidi in uno stato spaventoso, tutta avvolta dalle fiamme, con la faccia dolorosamente stravolta. L'apparizione durò un breve momento e scomparve. I brividi trapassarono la mia anima. Ma pur non sapendo dove soffrisse, se in purgatorio o all'inferno, raddoppiai in ogni caso le mie preghiere per lei. La notte seguente venne di nuovo ed era in uno stato ancora più spaventoso.
tra fiamme più fitte. Sul suo volto era evidente la disperazione. Rimasi molto sorpresa di vederla in condizioni più orribili dopo le preghiere che avevo offerto per lei e le chiesi: «Non ti hanno giovato per nulla le mie preghiere?» Mi rispose che le mie preghiere non le erano servite a nulla e che niente poteva aiutarla. Domandai: «E le preghiere fatte per te da tutta la congregazione, anche quelle non ti hanno giovato niente?» Mi rispose: «Niente. Quelle preghiere sono andate a profitto di altre anime.» E io le dissi: «Se le mie preghiere non le giovano per niente, la prego di non venire da me.» E scomparve immediatamente. Io però non cessai di pregare. Dopo un certo tempo venne di nuovo da me di notte, ma in uno stato diverso. Non era tra le fiamme come prima, il suo volto era raggiante. Gli occhi brillavano di gioia e mi disse che avevo il vero amore per il prossimo, che molte altre anime avevano avuto giovamento dalle mie preghiere, e mi esortò a non cessare di pregare per le anime sofferenti nel purgatorio, e mi disse che essa non sarebbe rimasta a lungo in purgatorio. I giudizi di Dio sono veramente misteriosi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.